Ciao a tutti, eccomici qua, partiamo con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo come ogni giovedì da Radio Gamma 5 FM 94. Raccogliamo l'invito, le parole della cantante che ha introdotto la trasmissione appunto dicendo che speriamo di poter tornare alla corte di Venere e non avere altre corte o altre cose che ci piacciono meno o meno, meno simpatiche o sicuramente più brutte. D'altronde il panorama, e forse lo ripetiamo per l'ennesima volta, il panorama culturale, sociale, politico in Italia non è certo dei migliori. La genuflessione dei politici, l'asservimento anche ad elementi di cultura monoteistica in tutti quanti i sensi, con monoteismo noi sempre intendiamo cristianesimo, cattolicesimo, ebraismo, islam, nel senso che non facciamo distinzione. Se ci dovessimo dire chi vi è antipatico, ci sono antipatici tutti i monoteisti. Purtroppo noi in Italia abbiamo una cultura che è radicata nel monoteismo da molto tempo e che continua a manifestare tendenze abbastanza poco simpatiche rispetto alla comunità, rispetto allo Stato, rispetto anche ai desideri delle persone. E perciò ognuno deve impegnarsi nella direzione di mantenere il più possibile la capacità delle persone di scegliere la propria esistenza e ricordare un principio che per noi pagani è un principio semplicissimo, che è basilare, della indipendenza, dell'autonomia, dell'autosufficienza, della libertà individuale, a cui si deve sempre legare anche la libertà, l'individualità e l'autonomia dei popoli. Questo è un messaggio basilare proprio perché noi vediamo che esiste nella nostra cultura, nella nostra società, ma anche a livello globale, un tentativo sempre di portare tutti i riferimenti della società a valori che sono diversi, a valori che sarebbero proiettati in un cielo monoteista. Noi nel cielo ci vediamo solo le stelle e ci basta vedere le stelle, nel senso che non abbiamo bisogno di vedere nient'altro, non abbiamo bisogno di collocarci nessun paradiso, nessun'altra divinità. Le stelle sono una divinità, il sole è una divinità, e noi questo sole ci piace osservarlo come ci piace osservare appunto la luna, in quanto sono divinità. Se poi per le persone sono solo dei pianeti, è già un qualcosa di importante, che riconoscono la bellezza di questi pianeti, proprio perché la bellezza prima di tutto è un fattore esterno, è qualcosa che viene percepito, che viene toccato e soprattutto che viene visto. Sempre di più spesso qualcuno ci parla di valori interiori, di anima profonda, di inconscio, ma come persone noi sappiamo che la nostra biologia è legata sostanzialmente alla capacità di percepire, di vedere, di sentire, di comunicare. Perciò c'è sempre l'invito, l'indicazione da raccogliere, da mantenere, di avere lo sguardo sempre attento, di ascoltare, di percepire, di toccare, di gustare, di vedere. E di conseguenza di fronte appunto a queste reazioni che sono reazioni istintive, ma d'altronde l'istinto è un qualcosa che difficilmente viene addomesticato. L'istinto è fondamentale perché appartiene alla capacità della vita, nel senso che molte volte il pensiero segue un fattore istintivo, e cercare di portare solo nell'ambito della cosiddetta razionalità, come vorrebbe qualcuno, tutte queste cose, è una scelta che si può fare. L'importante è che le cose non vengano portate nell'ambito della fede, della dogmatica, dell'imposizione. E perciò noi diciamo che non servono culture, testi sacri, libri per insegnare, per far comprendere alle persone il come devono comportarsi, agire, come devono ad adeguarsi a certe realtà. L'importante è che siano attenti al loro cuore, che siano attenti alla loro sensibilità. E se noi non guardiamo il mondo con pregiudizio, con preconcetti, con cose imposte, con discorsi di analisi, di imposizione e di cose che seguono il corso del monoteismo, se noi non percepiamo il mondo come malattia o come peccato, come tentazione, sicuramente il rapporto con questa realtà è meno problematico, è meno difficile. D'altronde la difficoltà del vivere sorge nel momento in cui noi andiamo a scindere queste due cose, quando reputiamo un mondo esterno malvagio, cattivo, malato, e reputiamo che noi siamo in questa valle di lacrime, come sostengono molti monoteisti. Soprattutto noi dobbiamo comprendere che la realtà che c'è attorno, quello che noi sentiamo, quello che percepiamo, non è un qualcosa di effimero, è un qualcosa di sostanziale, e soprattutto tutto quello che vive attorno a noi, si muove attorno a noi, ha una propria vita. Le cose non sono degli oggetti, non sono involutri vuoti, sono un qualcosa che ha una propria anima, una propria dimensione, una propria dimensione spirituale, se vogliamo. Sì, c'è già un ascoltatore che chiama. Sì, pronto? Ciao Francesco, ciao. Sono Marco. Ciao.
Ti pensavo a volare col seme al signor Ratzinger e con le ali di Icaro, ma... Sta buono che ti do una benedizione che ti fonda fuori il primo diavoletto della trasmissione. Dopo te ne do un'altra poche che te vai sì. fuori a tutti gli altri. E beh, ti porterò un po' di ali di Icaro a volare, visto che parleremo di... Dimmi pure. Sulle osservazioni che ti stai facendo, no? Sì. Mi viene in mente quel poco che ho letto e che so di Leopardi, che bene o male anche lui esprimeva verso la natura un giudizio molto, molto severo, molto cattivo, molto critico. No, sì? Nel senso che... Contamini. No, vedi, il problema è questo qua, che la natura ha delle regole ben precise da cui non si può scappare, insomma. Se poi noi ci proiettiamo sopra il nostro sentimento, è il nostro sentimento proiettato sopra. No, voglio dire, non credo, perché lui rimane deluso, dice alla natura, dice, ma è proprio vero, dice che non dai... quello che prometti adesso, dopo non lo dai, no? E d'altronde, sai, per la natura non c'è un al di là, c'è un presente, di conseguenza sì, la vita è sempre presente. Se vuoi parlare proprio di uno che dell'aldilà non gli interessa niente, parla proprio del Leopardi, che lui tutta la sua realtà la cercava e la ragionava con l'esistente intorno, no? Però anche lui esprime un giudizio molto negativo. In realtà, ma non è un giudizio negativo, è un constatare il fatto che le leggi della natura sono leggi immutabili. Vuoi che ti lega la poesia che mi sono scritto qua? Sì, guardi, ho fatto anche un quadro a questa poesia qua. Bene. Ti direi dei giudizi che sono terribili. È la poesia dedicata a se stesso. Or poserai per sempre stanco. Te ne leggo due o tre frasetti. Sì. Stanco mio cuore. Per l'inganno estremo che eterno io mi credei. Per il ben sento in noi di cari inganni. Non che la speme, ma il desiderio è spento, quindi cari inganni li chiama. Posa per sempre, assai palpitasti, non val cosa nessuno i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra, amaro e noia la vita, altro mai nulla è fango il mondo, da queta ormai dispera l'ultima volta, al gener nostro il fatto non donò che il morire, ti risparmio. Beh, guarda, ormai l'ho terminata, ormai disprezza te la natura e la definisce il brutto potere che è ascoso, che è nascosto, a comun danno impera, e l'infinita vanità del tutto. Sì, ma io cosa tiri fuori da una cosa del genere? Ma io trovo una bella poesia. No, assolutamente, perché vedi, c'è il senso tragico della vita. La vita ha una condizione che deve essere vissuta di fronte a ogni cosa. È la realtà che è tragica, non è il senso tragico. No, la vita ha un senso tragico, cioè nel senso che non si può sfuggire dalla nostra vita, nel senso che la vita va vissuta in qualsiasi maniera. Anche se tu cerchi di estranearti, è una tragedia se non si può sfuggire alla vita. Ma d'altronde, se no non saremmo vivi. Cioè, di conseguenza, alla vita esiste il senso tragico che deve essere vissuta anche contro la tua volontà, contro le tue scelte. Di conseguenza, a questa legge, se vogliamo chiamarla legge, questa regola non può scapparsi. E d'altronde, sai, se tu ti aggrappi alle illusioni vivrai sempre male, se tu ti aggrappi alla fede vivrai sempre male, se invece cominci a comprendere quello che invece io dopo cercavo, dopo una lettura per esempio di una poesia così, attraverso anche le spiegazioni, perché l'ho tratta da un testo eccetera, l'importante è non dare delle posizioni metafisiche, se non si aggrappa alla speranza, alla fede, alla possibilità di un qualcos'altro, lui mi rimarrà deluso. Infatti, parlare di inganni è fondamentale, l'importante è non essere soggetti a inganni. È un inganno, la natura non ti dà poi quello che promette. La natura ti promette che tu devi vivere e farà di tutto per farti vivere. Logicamente non ha un sentimento come potremmo averlo noi. Senti, e questo qua noi dobbiamo comprenderlo. Francesco, una volta che lui ha preso coscienza di se stesso e ha definito in questo modo la propria realtà, tra virgolette, tragica, perché affidata, tra virgolette, ad un destino oppure ad una serie di situazioni dal quale l'uomo, benché riesce pensando insomma ad estrarsi, tanto è vero che lui puoi sfuggire alla tua vita. Francesco, lui poi addirittura ama la illusione, perché dice che all'uomo è permesso, per poter vivere, solo la possibilità di estraniarsi da una realtà che è infida, è matrigna, è cattiva, è un disastro la nostra realtà. Ma vedi, la realtà può essere cambiata, se vivi una realtà totalitaria, certo non è vivibile. Stiamo fermi un po' nel concetto e capire un po' il pensiero del, per esempio, un Leopardi. Non ti sto parlando di San Giovanni Bosco, ti sto parlando di Leopardi. Ecco, quello che a me poi interessava e mi metteva veramente in una curiosità estrema, continuando a leggere e per capire insomma il pensiero, dicevo, cosa veramente lui crea per poter
dare un dentro se stesso, a che, ma perché devi creare qualcosa? La famiglia è che si crea, ma vedi, ma tu non devi creare niente, devi soltanto comprendere la realtà, devi essere capace di vederla, non devi crearti dei paraocchi o dei filtri, devi avere la crudeltà e la forza di osservare questo abisso. Non ce la fai guardare in faccia. Noi viviamo addirittura la nostra vita, sì, di 70, ma perché noi siamo abituati per cultura, per convenzioni, ma io sono convinto che noi viviamo come se non dovessimo morire mai. Chi pensa vivendo dice che devo morire, ma in realtà non viviamo pensando di morire, viviamo come la morte è una forma di rimozione della nostra cultura, nel senso, sai, quando si proietta al di là della morte il giudizio universale, se si proietta al di là della morte il fatto che tu possa andare all'inferno o in paradiso, questo è certo che vivi male, perché hai qualcuno che ti viene a giudicare, in realtà non c'è nessun giudice, non c'è nessun paradiso, ma i preti sanno realmente al di là dopo morte, sono le ultime persone che vanno consultate, ti dicono un po' la loro, vabbè, poi ognuno farà la propria esperienza. Guarda, io sono convinto che tantissimi cristiani, se li chiedi cosa c'è dopo morto, ti dicono che non c'è niente. È un problema loro che sono cristiani, sono persone sfortunate, le persone sfortunate possiamo soltanto avere po' di comprensione, Francesco, e basta. Francesco, in realtà di tutte le domande della tragedia della nostra vita riusciamo a dare risposte a pochissime, ecco, tutto qua. Ciao, ti saluto. L'importante non è cercare di dare delle risposte, perché certe volte ci sbagliamo a porsi delle domande. Questo è. Pronto? Sì? Puoi abbassare la mano? È Giampaolo, scusami. Sì, sì. Francesco, dimmi. Valle di lacrime, sì? Prettamente ebraica, di un dio pedofilo. Me ne sono inventato io queste parole qua. Sono stronzate, però le dico, valle di lacrime di un dio pedofilo prettamente ebraico o no? Sì, in questo sono d'accordo con te. Stranamente hanno insegnato tutto al mondo, perché loro sono i migliori, quindi le cazzate che hanno combinato le hanno pagate, stanno pagandole, solo che loro le hanno fatto pagare prima agli altri. Non so se rendo sì, chiarissimo. Veramente. Hanno fatto il disastro nell'universo, nel mondo, hanno fatto solo il disastro. Le cazzate che poi si sono pigliate, se ne sono meritate, perché se qualcuno parla di karma, più karma di questo, cosa c'è? Vabbè, sai, il karma... Francesco, sto leggendo il libro di quel professore di quella sera, fantastico. Bene. Grazie Francesco. Bene. Di essere là. Ciao. Sì, giustamente appunto Giampaolo lo dice con irruenza, ma certe volte ci sbagliamo a credere che ci esistano certe domande. In realtà certe domande non si devono neanche porre quando ciao, Ciao Ivano. Francesco, ciao, sono Ivano. Ti sento? Mi ascolti tu? Sì, ti sento te. Tu hai letto i giornali ancora? No, sai, ho lavorato stamattina e poi sono partito per venire in radio, perciò il giovedì, sai, i giornali mi gusto il venerdì. Niente, due pagine sulla fecondazione. Quello è il fatto, sai, che si arriva a questo punto, significa che, sai, come diceva Lao Tse, la giustizia è come un timone, dove lo si gira va. Esatto, cioè, ma in Spagna però via libera agli embrioni per produrre organi di ricambio. Cioè, veramente mi sta superando come cultura la Spagna. In tutto, secondo me, no. D'altronde, se quando si parla di valori, si dice che gli unici valori sono quelli cristiani, i valori cristiani sono quelli della sofferenza e della pena del corpo, perciò non c'è da meravigliarsi. Quando insomma. Che uno dice, no, il capo di questo mestiere qua dei cristiani, quando che uno dice andate, e dico, Dio, fate voi, cioè facevo altri, secondo la vostra, però l'intimazione è di fare naturalmente quello che... Che legge il Vangelo, quello che dice il Vangelo. Esatto, quindi, che porta a sofferenza, che considera il mondo come appunto un luogo di tentazione, un luogo di punizione, esatto. E che va assolutamente, cioè la valle di lacrime, siccome il famoso parto di là con dolore, e loro lo applicano in ogni momento. Siccome che quello che soffre, l'essere umano che soffre, è un Cristo, no? Sempre un Cristo, dunque quello che soffre è in punizione. E se non soffri non sei un Cristo. Esatto, quello che l'accudisce è scopo suo, se andare in paradiso, perché mi curo un Cristo. E l'uomo deve soffrire, il sofferente non deve avere la morfina, per esempio, quando soffre. Esatto. Perché deve soffrire, no? E scopo quello, se
curare un ipotetico Cristo che sta male perché ha sofferto in croce. D'altronde, per noi la sofferenza ti rende simile a Cristo, loro sono sempre pronti cristiani a renderti simile a Cristo con la sofferenza. Esatto. In tutti quanti i campi, non solo in campo fisico, ma anche in campo appunto psichico. Tutti i campi, in tutte le come dire, i livelli, diciamo... Sì, il cristianesimo non è soltanto in chiesa, in moschea no, in sinagoga. Purtroppo il monoteismo è in ogni ambito. Cioè In ogni ambito. Cioè, il monoteismo è quello. Cioè, una parte del mondo deve soffrire perché altre persone devono andare a curarli, sì. Perché vede nel sofferente, come male Calcutta... O se devi fare qualcosa, devi essere autorizzato, esatto. Devi essere dato la possibilità di farlo, cioè nel senso... Quando che noi altri capimmo questo, abbiamo capito quasi tutto del fine che doveva dire. Questo è il fine, questo è il mezzo per il fine suo. E c'è poco da pensare, perché mezzo mondo, tre quarti del mondo soffre la fame qua e là. Questo è un... Sì, ma soffre la fame perché qualcuno ha messo queste popolazioni nella condizione di soffrire la fame. Ma devono stare così. Sì. Perché, se noi facciamo il confronto solo di come si comportava l'impero romano con le popolazioni conquistate o come sono comportati i cristiani con le popolazioni o i monoteisti, ad esempio, basta pensare alla responsabilità che hanno i musulmani con la schiavitù in Africa. Esatto. Se affronti le cose così, sicuramente le condizioni delle persone andranno a stare decisamente male. Esatto. Va bene. Ecco, sento, dopo che sei suo corriere, l'ambasciatore di Israele bloccate la beatificazione di Pio XII. Ma sai, questi sono piccoli scontri, in realtà l'accordo è già fatto, insomma. Sì, roba sua, capito? Sì, sono cose momentanee, la sostanza non cambia, insomma. Barufficio sotto. Sì, è soltanto, sai, per fare un po' di sceneggiata. Sì. Dopo che ho trovato un libro stamattina, no? Sì. La storia dell'indice... Sì. Il Vaticano e i libri proibiti. Secondo lei che ho fatto dalla... Tonzelli, sì. L'ho visto una recensione, sì. Dopo, di Giorgio Galli, della Caos, Non credo, lettura critica del nuovo catechismo della Chiesa Cattolica. Giorgio Galli è un... Sì, un politologo, ha scritto delle... sa anche alcune responsabilità dal punto di vista della cultura, cioè nel senso che purtroppo lui è stato quello che sosteneva a certe volte delle cose anche un po' strane sull'esoterismo non sempre è stato preciso, insomma. No, ben conosco in linea di massima. Sì, sì. Hai tu visto Augias? No, non ho fatto tempo proprio. Che c'era il prete c'è proprio il problema che c'era Marco Politi, quello che ha scritto il libro Il Prete Gate, cioè il problema della omosessualità nella chiesa, dentro la chiesa, insomma. Cioè, il problema della chiesa che è cristiana, di conseguenza quando si è cristiani e monoteisti è sempre un problema. È sempre insomma. Un problema. Cioè, non solo per chi lo è, ma anche per gli altri che devono stare vicino come esatto, lui. Ma anche l'altro scrittore che era un teologo, Pio Leggera, che dava ragione a Augias e anche a Marco Politi nel dire che era un problema dentro. Cioè che è una contraddizione enorme dentro. Ma l'importante è che la gente crede che esista un al di là, che esista un Gesù buono, che esista un Dio. L'importante esatto, è che le persone... queste sono sceneggiate per distrarre le persone dal vero obiettivo, cioè nel senso di comprendere che l'immagine di Cristo è un'immagine negativa, che il Cristo era un mostro, e allora si fanno i preti sposati o non sposati, in realtà sono cavolate questi problemi. Che libri hai, Zendai? Via sei tu? Ah, perfetto. Sì, in via 4-5 mi ha detto Figlio. Bene. Ok. Grazie Ivano. Ciao. Sì, pronto? Pronto? Volevo chiedere una cosa. Sì, parla più forte perché ti sento male. Perché voi nella trasmissione continuate tra virgolette ad offendere chi non la pensa come voi? Noi non offendiamo assolutamente nessuno. Noi non offendiamo assolutamente nessuno. Se ti senti offeso va su un'altra radio. Essere cristiano è una disgrazia, hai detto. Certo, una sfortuna per le persone. Vedo che è una sfortuna per le persone che non sono, soprattutto per le persone che hanno a che fare con questa realtà. Io parlo con tutti i monoteisti. Non hai diritto di chiudermi la bocca. Come ho tutti i diritti che voglio, scusa, io non uso i temi dell'inquisizione, però se tu mi vieni a attribuire cose che appunto
io non dovrei o io non potrei, significa che tu hai mentalmente inquisitoria. Io non offendo assolutamente nessuno. Esiste la storia del cristianesimo, che è una storia appunto di violenza. Dico che sono stronzo perché non sei cattolico. Cosa? Capisci? Questa è una forma di, di poca intelligenza che sei. Perché poco, scusa, se tu che dai quezioni di intelligenza, se te che stabilisci che io sono stupido e intelligente, io non ti dico assolutamente che sei stupido e intelligente. Di conseguenza non ti riconosco l'autorità di stabilire. Va bene, l'ascoltatore, vedete, la presunzione di dire è un trasmetto poco intelligente. In realtà cosa devi fare? Uno deve analizzare le parole delle persone, non di stabilire che devi comportarti in una certa maniera o dire certe cose. Sì, pronto? È pronto? Sì? Senti. Ciao. Ciao, sono Lorenzo. Sì. Intanto ti faccio i complimenti. Grazie. E non c'è Claudio? Claudio ha problemi di lavoro e di conseguenza sono soltanto io. Ok. Ascolta, a proposito di quello che diceva il primo Marco. Sì. Praticamente noi veniamo dalla natura, noi siamo una personificazione della natura. Noi siamo dentro la natura. Il fatto è che noi a livello cerebrale ci siamo estraniati dalla natura. Se noi ci illudiamo di straniarci, in realtà la natura è sempre con noi. Sì, ti sento poco perché sono al telefono. Aspetta che ti rispondo al telefono. In realtà noi siamo sempre dentro la natura. Sì, esatto, cioè noi non possiamo metterci contro, anzi, noi dovremmo metterci in ascolto e cercare di capire cosa siamo noi dentro questa natura. Sì, esatto, comprende quello che ci circonda dentro questa natura, perché mettersi fuori è sempre sbagliato, in realtà non siamo dentro la natura. O proiettare all'esterno quello che in realtà abbiamo già tutto noi in mano, insomma, non dobbiamo andare in cerca di grandi cose. I grandi miracoli, basta solo che ci guardiamo dentro e vediamo. Le capacità di osservare quello che c'è attorno. E di capire cosa siamo e cosa dobbiamo fare, insomma. Sì, sono d'accordo con te. Ascolta, tu fai parte del Circo Leghina? No, nel senso che li conosco perché vengono qui in radio, sono andato a qualche convegno, ma non ne faccio parte. Perché dalla voce li confondo sempre. Perché stamattina parlavano appunto del siccome fanno un seminario sul discorso del cristianesimo. Sì, lo fanno domenica 5 novembre. Faceva un discorso stamattina di come si è abbinata la Chiesa con l'autorità, praticamente l'imperatore, mi sembra Costantino. Sì, è stato il primo a convertirsi. Da lì in poi, insomma, è stato sempre così, insomma. Sì, il problema è capito che noi, i cristiani, hanno sempre cancellato tutto della storia precedente e l'hanno scritta loro la storia su loro stessi. Esatto, e con quello lì abbiamo perso un bagaglio enorme e ci siamo procurati dei problemi enormi. Sì. Ci siamo procurati da soli. Sì, difatti seguendo le idee folli. Esatto. Va bene. Grazie. Pronto. Ciao. Sì, pronto? 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 Sì. Ciao. Sono Guido da Campo Santiero. Ciao Guido. Volevo darti una testimonianza che ho trovato circa la vecchia data a cui far risalire la pedofilia e la pederastria presso i cristiani. Dunque, ho letto che il teologo Origene, greco, padre della Chiesa, scuola alessandrina ellenizzante, ricevette circa nel 200 dopo Cristo l'incarico dal vescovo Demetrio di insegnare i catecumeni, compresa anche una scuola femminile. Ecco, successe all'interno di questa scuola un qualche cosa che dimostrò che la carne è debole. Per loro sì. E il teologo venne sospettato. Sai che reazione ebbe? Si evirò, cioè si automutilò di dignità. Famoso appunto questo particolare. Questa automutilazione si chiama operazione di Origene. Sì. Qualcuno scherzandoci sopra la chiama attualmente operazione di Balzac, ma questa è solo una battuta. Sì, sì, sì. Ecco, allora volevo dire che questa tendenza dei preti ad approfittare dei giovani, dei pargoletti, sia di sesso maschile che femminile, è un vizio, insomma, congenito, è il loro peccato originale. E qualcuno chiese poi al teologo una giustificazione dottrinale di questo suo gesto e lui disse: ho letto Matteo
sì. Matteo aveva già scritto, sono coloro che si fanno i nuclei da solo per regno dei cieli, sì. Viene dopo, ecco, in Matteo capitolo 19 versetto 12 fa un elenco di eunuchi, alla fine che c'è la frase che lo interessa e dice: vi sono eunuchi che si sono fatti così per il regno dei cieli. Cioè lui ha interpretato che per entrare, sì, nel regno dei cieli, insomma, bisogna evirarsi. Esatto, se, ecco, d'altronde sai, il rinuncia alla propria sessualità e tutti i monoteismi. Per combattere, come si può dire, questa tendenza che hanno, e lui l'ha riconosciuta col suo gesto, ad approfittare dei bambini. Sì. Ecco, allora volevo dire, ecco da quando si può far risalire, non è una cosa recente che accade adesso, non lo è so. È connaturata nel cristianesimo. Esisteva già da prima, sì, questa tendenza, che secondo me ha una causa fondamentale, che è quello di andare contro natura, sì, la quale ti ha munito degli organi sessuali perché tu ne faccia un uso corretto, diciamo, secondo natura. Esatto, poi se esistono i sessi. Di fare, ed ecco che la loro libido trova questo sfogo immorale. Sì. Ecco, e ora voglio darti questa testimonianza. No, grazie per l'informazione. Che ho reperito qua di recente. Questa si chiama operazione di origine. Se uno ha una enciclopedia, lo trovate nella Treccani, se va a guardare trova. Sì, ma ci furono anche nel Medioevo alcuni che arrivarono allo stesso punto, proprio richiamandosi a questo padre della Chiesa che si era autoevirato. Ecco, questo è quanto. Volevo salutarti. Grazie, Guido. Ciao. Ciao, ciao. Guido. Sì, e purtroppo appunto Guido ci dice che da sempre la pedofilia appartiene alla pratica di moltissimi monoteisti, soprattutto appunto dei cristiani e dei cattolici, soprattutto proprio perché ha un'origine anche teologica, in quanto c'è il problema della sessualità. Sì, pronto? Sì, pronto, sei in diretta. Non mi ha dato la linea prima. Volevo chiederti, tu hai detto che non mi riconosci il diritto. Sì. Non mi riconosci il diritto a cosa? No, parla di idee, parla di idee. Ascolta, scusa, abbi pazienza, tu sei, e voi siete quella radio che dite che siete. Senti, tu hai che idee devi esporre, cosa ci devi dire? Parla. Aspetta che non sento niente, perché dimmi. Tu hai delle idee da esporre? Hai qualcosa da dire? Dillo. No, io ti ho detto, perché devi offendere sempre i cristiani? Ma io non ho offeso, quando mai ho offeso? Tu la pensi diversamente. Quando sta attento, mi ha telefonato. Rispetto, chiedo rispetto. Non c'è rispetto per le idee, dai. Non c'è rispetto, che, non c'è rispetto che, per le idee. A meno che non c'è rispetto per le idee, non posso accettare le idee. A meno che la tua idea non sia così fragile che ha bisogno di offendere. Allora, sta attento, io non offendo nessuno. Hai qualche idea da contrapporre la mia? Io posso dire quello che voglio. No, tu non puoi dire quello che vuoi. Io posso dire quello che voglio. Esattamente no, perché tu mi impedisci. Però solo per quanto riguarda quello che dovete dire a voi. Scusa, tu ti fai la tua radio, tu sei liberissimo di parlare. Quando uno vi contrasta, voi non riconoscete il diritto, non riconoscete il diritto. No, io ti riconosco il diritto di dire, se hai un'idea di dire tu qualcosa. Tu non riconosci il diritto che ti comandi dopo a Piova, porco. Io ti posso dire che tu... hai qualche cosa da propormi? Hai qualcosa da vietarmi? No, non ho contestazione perché me ne sbatto talmente, però queste cose sono talmente... Sì. Meschine che, cioè, ma perché dovrei riconoscere? Scusa, ma dammi un'idea, hai un'idea a dirmi, hai una parola, hai una tua affermazione, è soltanto per vietarmi di dire una cosa. No, io sono una persona che ha le sue idee, che espone le sue idee, e che sto parlando con le persone, ma io non sto offendendo nessuno, ti sto ripetendo le idee, io sto dicendo e tu mi vieni a dire che non devo dire. Non sono d'accordo con le bestemmie che tu hai detto, nel senso che non sono d'accordo. Non si bestemmia, si parla di idee. E cosa se tu sei un maleducato che ha bisogno di dire insulti, io devo chiuderti, perché io non accordo. Ma io non sto offendendo, ma studiamo. Se ti sto offendendo, studiamo dove ti ho offeso, dove ti ho offeso, dai. Perché significa che dico delle tue mostruosità, delle idee cristiane, delle tue mentiste. Perché sono un disgraziato, teoricamente, secondo la tua idea, dovrei essere un disgraziato perché non sono cattolico. Mi ritengo un disgraziato, Scusa, ti lo sto lasciando parlare, fino adesso non hai espresso soltanto. L'unica cosa che mi chiedi di dire, non dire certe cose, no, perché ma io ti ho ma dov'è la d'offesa? Io ti ho chiesto semplicemente, nessuno ha. Ma che diritto hai? Chiedimi questo, che diritto hai? Scusa, che potere hai? Perché? E allora scusa, perché se tu non hai nessun diritto per impormi questo, vieni a chiedermi questo, quando sai che non ti riconosceremo diritto al tuo Dio di uccidere le persone e di insegnare la pedofilia ai nostri bambini. Sei mica che smettivo, ma se ti capisci. Lo so, sei liberissimo di dirla. Sì,
perché però questo non comporta il fatto che cosa? Tu sei che hai un cazzo di microfono in mano, devi chiudere la bocca e io non chiudo la bocca alla gente, tu lo stanno chiudendo, sto solo chiedendo. Ma vedi, sono maleducato, tu sei rieducato, sei tu che fai corsi di educazione, che stai se tu che stabilisci cos'è l'educazione, se tu che stabilisci cos'è l'educazione, puoi andare a banane col culo, va, corri. Vedi, come vedi, sei molto elegante, molto capace, e per te ne sono tanto, infatti anche riattaccato, gli ho detto, se hai un'idea, esprimi l'idea. Io ti dico sempre che le persone vanno sempre rispettate, le convenzioni sociali vanno rispettate, perché ad esempio il nostro ascoltatore ha anche bestemmiato per la legge italiana, cosa che noi non abbiamo fatto. Tutto quanto perché questa è una persona che chiede soltanto di sottomettersi e di non mettere in discussione la sua follia. Sì, pronto? Sì, sì, pronto, sì, ciao. Paolo. Pronto, mi sì, aspetta che ti parlo al telefono. Dimmi, Paolo. Sì, senti, è un po' allucinante sto tipo qua. Comunque, questa gente qua ci ha bruciato per secoli. Sì. E adesso viene, diciamo, nello spazio, a casa tua in questo momento, nel tuo spazio, dicendo a te quello che devi dire. Sì, ovviatandolo. E quello che devi fare. Sì. A sto punto qua non è cambiato niente. Assolutamente no. In più bestemmia e noi magari paghiamo anche la multa. Sì. Ecco, per cui un cristiano che poi bestegna, insomma, va bene, lo sappiamo, però voglio dire, e questa gente qui si rende conto che il loro tempo è finito? No, si rendono conto e cercano di resistere il più possibile con la violenza, quando sì, possono. Sì, ma qua c'è un muro un attimino un po' più duro di quello che avevano di fronte una volta, voglio dire. Se questa gente non vuole ragionare, cioè non vuole mettersi in discussione con ragionamento portando le proprie tesi, voglio dire, non hanno possibilità. Sì, lo sanno che non hanno possibilità, però lo tentano sempre, sperano sempre di riuscire a trovare della forza per imporsi sugli altri. E chiedono agli altri di non dire le proprie idee, proprio perché se no si vedono scoperti, sai, il re è nudo, quando tu gli riconosci che il monoteismo porta soltanto violenza e sofferenza, loro li fa soffrire perché qualcuno si vede smascherato. Sì, è perché forse, sai, togliendogli la terra sotto i piedi, togliendoli questa loro, come dire, illusione che si sono creati, eccetera, si sentono vulnerabili, si sentono... Si arrabbiano, sai, quando uno si aggrappa all'illusione, ti arriva l'illusione, diventa anche violento. Sì, si arrabbia, infatti, e così reagisce. Comunque, tu non ti arrabbiare, eh? No, ma infatti io non mi arrabbio, cioè nel senso che, sai, quando questi cominciano a dire, fa, tu non devi dire questo, perché non posso dirlo? Quando mi dicono, ma tu questo non lo devi sostenere, tu non sei libero di dire, quando ti dicono, non sei intelligente, ma io non faccio test di intelligenza con le persone, io le persone le ascolto, ci discuto, e non mi interessa se hai questa intelligenza 1 o 100, mi interessa che sia una persona capace di esprimere delle idee, una sua visione del mondo, che sia capace di interloquire, questo non è neanche capace di interloquire. Più uno che vuole mettersi in discussione, che vuole ragionare, è ingenuo, ci casca sempre con questo tipo di persone sperando che abbia di fronte qualcuno col quale si può fare un ragionamento, ma purtroppo poi si vede che alla fine si è fatti quegli stampi, insomma. Sì, ma infatti, cioè, hanno rinunciato a ogni capacità intellettiva, insomma, e ti dicono che la loro è l'intelligenza, che il loro è il rispetto, che tu ti devi adeguare a uno schema che hanno creato loro, perché non, per loro non puoi mettere in discussione le loro affermazioni, cioè le loro affermazioni, se tu le metti in discussione, per loro è offesa. Ma tu non offendi. L'ha fatta lui alla fine dicendo, sì, di quello che ha detto, mentre invece tu cercavi di avere un dialogo, insomma, qua si sta ribaltando veramente. Cioè, anche perché io non gli uso neanche la linea, cioè nel senso che ha riattaccato lui. Sì, cioè, ha riattaccato lui, però prima ti ha detto due parolacce. Sì, ma infatti gli ho detto che non sono d'accordo, perché questa radio rispetta le regole anche legislative che ci sono in Italia, e di cui certe espressioni poteva andare a dire da un'altra parte, insomma. Va bene. E poi questa libertà sicuramente non l'avrebbe avuta né in Radio Vaticana né in Radio Maria. No, ma poi insomma nessuno poi che magari ha delle idee diverse si mette là a telefonare Radio Maria a fare discussioni di questo tipo, nessuno vuole. Sì, infatti. È solo una questione che se uno vuole credere a una certa cosa, vabbè, sono affari suoi. Uno porta avanti altre cose, e chi trova d'accordo bene, chi non trova. Sì, no, ma se gli dà così fastidio sentire questo, ha sempre altre radio, tipo Radio Maria, Radio Vaticana, le può ascoltare quelle, insomma. Qua cicano e dà fastidio che qualcuno pensi con la testa sua. Sì, ma infatti, sai, per fortuna non sono più i tempi dei roghi, però li vorrebbero ripristinare quanto prima, insomma. Eh sì, la fiaccola ce l'hanno sempre nascosta. Gli erano sempre quei fiammiferi in tasca. Va bene. Grazie. Ciao.
Sì, il problema è quello del monoteismo, è che quel monoteismo non puoi mettere in discussione assolutamente niente, perché loro si sentono offesi, e d'altronde il monoteismo è uguale per tutti. E io volevo, visto che le telefonate sono un attimino rallentate, dare una piccola dimostrazione di come in tutto il mondo, anche in parte che certe volte sì, c'è una telefonata. Sì, pronto? Sì? Ciao. Sì, ciao. Ciao Francesco. Ciao. Allora, senti, parliamo un po' di mercurio. Sì.